Ciao a tutti ragazzi, noi siamo i Rec e bentornati in un nuovo video su GTA 5 Online. Oggi un glitch che avevamo già fatto ma è stato patchato. Fortunatamente abbiamo trovato un'altra attività per eseguirlo. Come avere tutte le auto gratis. Quindi potrete avere Progen, T20, Zentorno, Pegassi, eccetera, esatto. Rubando semplicemente un veicolo della strada. Oppure comprando la Carry Rebel, che è la macchina più che costa di meno, meno costosa. Comunque trasformare qualsiasi veicolo in un'auto costosa. Vi basterà avviare l'attività che vi mettiamo in descrizione. E si chiama Race Glitch Test. Allora, voi dovete lasciare tipo di gara GTA da punto a punto, che potrete praticamente durante la gara uscire dalla macchina. E poi mettete la classe di macchina che volete. Io in questo caso duplico, cioè sì, duplico una macchina che mi serve, che è un jeepone. Per esempio bello. Richiediamo alcune classi sportive classiche, quali ci sono? E sportive classiche tipo la Roosevelt, sportive normali, la Jester, super, la Zentorno, così. Ma io ho scelto Forestella perché voglio questo mega jeepino che costa 800.000. Che brutto. No, è bello. È orrendo. Scherziamo. Salutiamo Sodigna. Il filosofo Matteo. Comunque vedete che appena avviate, voi non dovete schiacciare niente perché appena vi spawna nel garage per iniziare la gara, voi dovete schiacciare Y triangolo e vi uscirà dalla macchina. A questo punto dovrete prendere una macchina tipo quella della strada. Una macchina che non volete più, sì, che volete trasformare nel veicolo che avete scelto. Io pensavo che mi trasferisse nell'altro garage che avevo la Carry Rebel, vabbè, sostituiamo questa. E quindi entrate nella macchina che praticamente vi scomparirà per sempre e tenete premuto Y triangolo che praticamente vi farà rientrare dall'ultimo checkpoint. Tenete senza premuto. Schiacciare niente. Okay. Ecco, vedete, quando vi esce dal garage con la macchina che avete scelto all'inizio vuol dire che il glitch sta funzionando. Ecco, ci sarà questo mini bug e a sto punto dovrete solamente uscire dall'attività. E il glitch dovrebbe aver funzionato. E io ho perso la Phoenix, che era la macchina più rara del gioco. Ecco, vedete ragazzi, abbiamo appena duplicato questo bellissimo jeepino. Vi faremo vedere che adesso portiamo lo Santos Custom e diventerà vostro. Sì, perché veramente uno dei glitch a mio parere più belli. Sì, perché potete avere tutte le macchine che volete anche se siete al rango bassissimo. Però non potete avere la più bella del gioco, che è la Dump. Mi dispiace. La Dump? La Dump è... Ragazzi, Mocha ha pagato $1.000.000 la miniera. La Dump, che è l'auto da miniera. Ma che problemi ti affliggono? Io... €1.000.000. Ragazzi, comunque... Per la miniera. Edo, stai zitto. Comunque, guardate che adesso nella prevenzione perdita e furto l'assicurazione è già fatta. Perché... l'abbiamo sostituita con una macchina che avevo già. Però se prendete una macchina dalla strada con la quale quella lì scomparirà, dovrete mettere l'assicurazione perché non ci sarà. E quindi ricordatevi, perché se non la mettete vi possono distruggere la macchina e non la potrete mai più riavere. Detto ciò ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto questo video. Se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un mi piace. Commentate, che ci fa sempre molto piacere. Iscrivetevi. No, non iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo video. Bella!